Siamo arrivati a metà Quaresima, la Domenica della Gioia. Possiamo riprendere fiato in questo cammino di reale conversione, in questo combattimento attraverso la preghiera, il digiuno e la carità fraterna. E oggi ci viene presentata un'immagine sicuramente molto problematica, la parabola del figlio il prodigo. La parabola del figlio il prodigo, di questa parabola noi vogliamo fermarci su una figura, la figura del fratello maggiore. La figura del fratello maggiore che è incarnata ancora sicuramente dall'Islam e dall'ebraismo, che sotto questo aspetto si assimilano, che stabiliscono il rapporto Dio e uomo col debito e credito. Io ti devo questo, tu mi devi questo. E d'altra parte è un po' il problema di tutti noi, tutte le volte che ascoltiamo questa parabola, sapete, pensandoci bene. Ma insomma, questo povero ragazzo mica aveva torto. È stato a casa, è stato sempre a casa, ha fatto il suo dovere, senza sottolineare il fatto che tu eri sempre con me. Tutto quello che era mio era tuo, di questo non se n'era accorto. Ma io sono stato a casa e lui è andato a giro, a sperperare denaro con le prostitute, addirittura dice, lo dice lui, lo dice il fratello maggiore, e io sono qui. Ma è giusto questo? Vedete, se entriamo nella logica del debito-credito, sì. Se entriamo nella logica del Signore Gesù, no. Al debito-credito, Gesù risponde con la sua legge, amatevi come io vi ho amato. Come io vi ho amato. E quello a cui noi dobbiamo guardare è al cuore del Padre. Al cuore del Padre che ha amato noi di un amore grande e che aspetta da noi il riconoscimento di questo amore, di magari di essere sempre stati nella sua casa. Se abbiamo avuto la grazia di essere come il figlio maggiore, ringraziamolo, perché tutto quello che era suo era nostro e abbiamo goduto della sua presenza. E domandiamo al Signore che ci dilati davvero il cuore in questa Quaresima, in maniera che il nostro cuore assomigli sempre più al cuore del Padre, perché è trasformato come il cuore di Cristo. È a questo ciò a cui punta il cammino quaresimale, a cui tende la nostra reale conversione. Buon lavoro, buona domenica.